Buongiorno a tutti, chcielibyśmy zaprosić Was na nową wyprawę, którą dla Was przygotowaliśmy z naszym kontrahentem z Kalabrii, Giuseppe Nuceron z Region Travel. To jest wyjazd Pikantna Kalabria, region z charakterem, region, którego nam brakowało jeszcze w naszej ofercie wyjazdów z kategorii regiony, troszkę taka terra incognita, czyli takie miejsce do odkrycia, miejsce, które jest jedną wielką mozaiką różnych kultur, które mieszają się w tym miejscu. Bardzo ciekawe przyrodniczo, doskonałe miejsce, zwłaszcza do uprawiania turystyki aktywnej, do wędrówek i miejsce, które jest jeszcze do odkrycia, co jest jego dużą zaletą. Chciałabym porozmawiać właśnie z Giuseppe Nuceron o miejscach, które proponujemy Wam do odwiedzenia. Niektóre są bardziej znane jak Tropea czy Pizzo, a inne mało znane. Allora volevo parlare con te di posti che vogliamo proponere il nostro percorso, questi meno conosciuti come per esempio Amendolea, Fiumara di Amendolea e Galliciano, da dove tu sei nato, o anche Valli Cupe, che canyon poco conosciuto o completamente non conosciuto in Polonia. Vuoi dire qualche parola di questi posti? Ma la Calabria è una terra dove ci sono tante diversità di popoli che l'hanno vissuta ed è un territorio che offre diverse opportunità. Abbiamo 800 km di coste del mare con le spiagge di diverso tipo, dalle scogliere dove si può fare il diving o le spiagge bianche, abbiamo molte spiagge bandiera blu e nell'entroterra abbiamo poi questi tesori nascosti. Uno dei tesori nascosto è per esempio Galliciano, è un borgo antichissimo dove tuttora si parla il greco e nella vallata della Mendolea, e quindi questa vallata dove ci sono è l'inizio dell'Aspromonte, quindi c'è un territorio che offre la possibilità di camminare e di vedere e di assaporare anche i prodotti della nostra cucina. Qui c'è il bergamotto, è un prodotto unico che si fa solo in questo territorio, e da questo prodotto, da questo olio che si usa nell'industria dei profumi, è una ricchezza ancora da tutta da scoprire. Per esempio, dal succo del bergamotto si cura il colesterolo, invece di andare in farmacia uno si fa una spremuta di bergamotto e quindi è una medicina naturalissima. E poi Valle Cupe. Valle Cupe è il secondo canyon in Europa. È una valle ancora tutta da scoprire. Ci sono le cascate, abbiamo i laghi. Sembra strano, ma in Calabria abbiamo 7 laghi. Abbiamo queste cascate, cioè le più belle montagne. Noi abbiamo 3 parchi nazionali, cioè è un territorio tutto da scoprire. Abbiamo i parchi archeologici, lasciati dalla testimonianza dei coloni greci. Abbiamo i resti delle sinagoghe, degli ebrei. Abbiamo i monasteri dei monaci ortodossi. Cioè, venire in Calabria in 7 giorni o in 10 giorni si inizia solo ad assaporare, a vedere qualcosa. La Calabria è tutta una vera da scoprire. Se parliamo sia per i giovani, può raccontare qualcosa della cucina calabrese che è molto particolare, diversa dalle altre regioni italiane. Ma la cucina calabrese è forte, perché è un territorio forte e quindi anche i sapori sono forti. Io ho fatto cenno al bergamotto, ma il peperoncino, l'anduia, cioè sono tutti prodotti che ti fanno assaporare, anche ti fanno cipolla rossa. La cipolla di Tropea, rinomata. Cioè io non so da dove partire, francamente, perché il cedro, vengono gli ebrei a comprare i cedri e portarseli in Israele. Cioè venite a vedere e assaporare.